Buongiorno amici di Serial Gamer Italia, siamo on the line. I think. Siamo forse un po' troppo online. Abbassiamo un po' il volume perché se no mi rimbombo le orecchie. E ci siamo di nuovo qui con la nostra carierissima su FIFA 17, 18, scusate. Non so perché 17, ma in realtà siamo 18. Con il nostro Hoffenheim che deve incominciare il campionato dopo la vittoria della Coppa di Germania dell'ultima volta. Siamo stati un bel po' impegnati con il mercato. E niente, aspettate che cambi la maglia perché sennò non vedrò niente. Mettiamo quell'arancione che mi sembra sempre la più bella delle tre maglie dell'Hoffenheim. Vi ricordo che il mercato ci ha portato un bel po' di giocatori e tra l'altro Gabriel Jesus che devo provare perché la coppa era tipo 3 giorni prima della fine del mercato e il problema è che ci hanno acquistato Dolberg con la clausola rescissoria, poi ci hanno acquistato Demir Bey con la clausola rescissoria e ci siamo ritrovati praticamente con 100 milioni ma senza attaccante centrocampista. Alla fine sono dovuto andare su Weigl, che comunque abbiamo portato a casa per 25 tipo. E purtroppo Gabriel Jesus, anche se la mia idea iniziale era quella di prendere Super Marione Balotelli, purtroppo il gioco è un po' stupido per, mi sembra cos'era, 15 milioni. Loro inizia ne voleva 18, io ho offerto 15. Purtroppo non è stato possibile fare questo accordo, ma vabbè, pazienza. Alla fine ci siamo ritrovati con Gabriel Jesus. Mentre gli altri li conoscete più o meno tutti, abbiamo preso Sanchez, anche Locadia come attaccante di riserva. Per il resto ho provato a vendere un po' di giocatori, ma alla fine ce li siamo tenuti tutti. Meglio così perché abbiamo tre competizioni quest'anno. E niente, detto questo, partiamo con la prima partita che ovviamente gioco e non posso simulare la prima partita perché mi darebbe alquanto fastidio subito perderla. E devo dire che comunque là davanti, Madonna, quanto ha caricato. Là davanti siamo messi decisamente bene. Adesso dobbiamo vedere. Vabbè, le punizioni proprio su sto FIFA non riesco a batterle. E vabbè. Eccolo lì, Gabriele Gesù. Fa il suo esordio con la nostra maglia. Mi spiace aver dato via Dolberg, purtroppo cioè, l'avrei tenuto volentieri. Il problema è che non so, non mi ricordo neanche chi l'abbia preso, però ha pagato veramente poco, mi sembra 34 milioni la clausola rescissoria. Purtroppo avremmo dovuto guadagnare più o meno il doppio da Dolberg, ma va così con le clausole rescissorie questo gioco. Ma l'importante è che ci siamo. Gabriel Jesus, proviamo che non l'ho mai provato, eh. Anzi sì, no, non è vero. L'ho provato con il City, ma solo nel pre-season. Kramaric, oh mamma, come ha fatto a bloccarmi, sto infame. Tra l'altro, vi ricordo che è uscito l'aggiornamento di FIFA 18, scaricabile già da adesso su tutte le piattaforme. E è grande tipo un giga e qualcosina. Dovrebbe aver risolto alcuni problemi. Mannaggia, questi difensori sono incredibili. Stavo dicendo, dovrebbe aver risolto alcuni problemi. Aiuto. Di gameplay, ma neanche più di tanto. Tipo qualcosa sui portieri, qualcosa sui passaggi, il portiere che non interviene, non si sa bene per quale strano motivo. Gabriel Jesus, prova subito, ma non riesce a concludere bene. Poi ho visto che ci sono alcuni aggiustamenti anche su Pro Club, tipo hanno aggiunto una regione nel matchmaking. E aiuta perché a volte le partite del Pro Club non le trovava, quindi meglio così. Ma il vero problema di questo gioco ormai lo sapete qual è, che a volte decide di non farti giocare. Ed è proprio quello che è successo a me tipo ieri. Ieri stavo giocando con il mio club, stavamo per vincere la divisione 1, abbiamo fatto tipo 7 vittorie su 8 e dovevamo vincerle ancora 2. O comunque ci mancano due o tre partite. La partita decisiva che dovevamo almeno pareggiare, casualmente
non andavano i giocatori. Quello poi è per colpa un po' della connessione, magari a volte rispondevano male. La pigli grandissimo, guardate qua che culo, guardate qua che culo. Chiesa! E comunque, boh, dovrebbe magari cambierà qualcosina, speriamo, perché veramente ieri è stato abbastanza frustrante. Più che altro perché abbiamo affrontato una squadra davvero scarsa. Mannaggia, dovevo buttarla in mezzo. Tanto questa prima di Bundes sta andando decisamente bene. Stiamo chiudendo un po' i nostri avversari, che non mi ricordo neanche che cacchio di squadra sia. Aia, oh! Ah, no, questo non era fallo. Buona sapersi. Cacchio, vai cucù. Appoggio dietro, tranquillo. Vai sulla fascia che c'è Fedez. Che, vabbè, tipo vai di prima, non la passa di prima. Troppo forte. Adesso l'ha fatto, meno male. Kramaric, palla per Gabriele Gesù. Gabriele Gesù può correre. Dai Gabriele, vai Gabriele. No, il palo. Il Megara la Il gioia di palo raggiungere dice la di no, porta. Gabriel Jesus. Era Che facile inquadrare la porta da lì. Sarebbe stato voleva utile mantenere la per sua media l'Inter riuscire a incredibilmente mantenersi lì. alta, come sempre. Penso che abbia 300 miliardi di gol in due partite, Gabriel Jesus. Troppo forte. È uno dei miei giocatori preferiti in questo momento. Perché riesce comunque Gabriel Jesus. a farsi trovare sempre pronto. Mannaggia, sta difesa arcigna. Il pallone. Rimessa laterale da posizione avanzata. Wilshere. Mannaggia. Ottimo l'intercetto. Grande Wisher. Ah, l'avevo passato in mezzo a Gabriel Jesus, meno così. Cade Rabek. Weigl. Sono tutti dietro, ragazzi, sono tutti dietro. Guardalo lì. No, non ci è Recupera arrivato. l'idea, ma Che palla avevo sembra messo, che indeciso. palla ragazzi. Però l'Ingolstadt, ecco chi era il nostro avversario, non mi ricordavo neanche. Però stiamo dominando sta partita, eh. Purtroppo non riusciamo a segnare. Occhio al suo Sono tutti in movimento. difesa, tutti quanti. Mannaggia, Sanchez poteva prenderla, eh. Hanno spezzato bene la trama qui. Ah, qua ho sbagliato io. I'm sorry. Ottima partita No, da che parte fallo di è? Comunque, Cristiano ragazzi. Ronaldo. Ragazzi, stavo dicendo. No, ok. Comunque. Mamma mia, che. Okay. Venerdì Risultato senza esce indugiare. Xenoblade Chronicles 2. E adesso devo vedere come si streama dalla Switch. Se posso con l'HDVR. Altro ottimo doppio. Perché ci starebbe streamarlo. Comprato Alley One con lo sconto di Gabriel Jesus. Amazon. Guardalo lì. Oh mamma Messa mia, è morto dentro. Gabriel Jesus. Il quarto No, tempo segnato da un streaming, minuto in non più. fare le bizze. Perché ci sarebbe da streamare. Poi non ho giocato il primo purtroppo perché era su Wii e la Wii non ce l'avevo. Cos'è? Ha finito il primo tempo. Però ci sarebbe da giocare insieme a voi. Quindi vedremo, vedremo un po'. Sono stato, mi ricordo che cos'era, a giugno, no, forse, no, a luglio credo. Sono stato all'evento di Nintendo in cui c'era la presentazione un po' di questo Xenoblade. E mi sembrava molto bello, molto, Si molto porta la palla oltre la linea fatto rivale, bene, sfiora il diciamo. difensore. Poi in questi giorni. Ovviamente se state seguendo le news del Cade sito Rabek. potete vedere anche un po' di ambientazioni, un po' di personaggi, Gabriel story Jesus. trailer così. E sembra veramente molto molto curato. Alexis Sanchez. Infatti non so, prima o poi dovrò recuperare intanto Gabriele Gesù, che non so perché abbia tirato così male. Palla spazzata via, Però sarà vabbè. corner. Occhio al corner. No, Kimbeppe sfiora il gol. Palla messa in mezzo. Ancora, vabbè, ma ragazzi, Si ma quante rivede volte Gabriel stiamo Jesus. sfiorando sto gol? Colpita con la palla.
dai, potremmo anche segnare prima o poi. È incredibile come. No. Si avvicina all'area. E a quanto cacchio ha rallentato apposta. Palla che rotola via. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Gabriel Jesus. Dai, Gabriele Gesù, che sei più veloce. Occasione, fallo laterale. Guarda te che roba Sostituzione in infernale. vista, Pierre. Kramaric. Weigel. Wilcher! Si sblocca così la stagione dell'Hoffenheim in campionato. Si sblocca con l'incredibile gol di Wilcher. Ma come l'ha fatto? Era completamente girato. E poi di sinistro fa partire una Sabongia che si infila nel set praticamente. Boom! Golasso di Jack Wilshere. E siamo 1-0. La sblocchiamo così questa partita difficile comunque. Stiamo dominando, sì, però sono tutti dietro belli piazzati. Kramaric che non vuole correre. Aia, fallo! Questo qua è anche mezzo giallo, mezzo rosso, perché era praticamente in porta. No, come. Aspettate, aspettate. R1. No. Mamma mia, ragazzi, questa sì. Questo è un super schema. Io ve lo consiglio perché l'ho visto fare varie volte. E questa cosa qua è veramente utilissima in tutti gli scontri, in tutte le punizioni che avrete a favore. Guardate qua, l'uomo che parte è sempre libero e quindi è molto facile segnare su punizione. Ve lo consiglio perché se il vostro avversario non se lo aspetta, comunque pensa che voi la tiriate così normale, è veramente facile facile segnare. Accettano bene il pallone. Grande cucù. No, non era fallo questo, Arriva l'intervento mannaggia. dell'arbitro. Vuole la scossa e questa Lezzano? situazione per Lezzano. lui può essere Christiansen? utile. No, quello del Chelsea si chiama Christiansen, vero? Al tipico. Guardate qua, Weigl che, vabbè, Non è non tiene solo. palla per un cicinin, perché, Serve vabbè. un'azione davvero pericolosa. Chiesa, se ne va via. È buona? No, era buona. Era in linea, Inizia zio più in Peres. fretta ed è finito in Zio fuorigioco. Peres. Bravo l'assistente a segnalare la posizione di offside. Era una giocata Attenzione, palla in semplice, ma mezzo. Easy, interrotta dalla ragazzi, easy. iniziale occasione da Comunque gol. ce la stiamo dominando sta partita. Kramaric. Palla per Sanchez. Sanchez. Prova il numero, Sanchez ma per saltare mi ha all'esterno. stoppato Matip. Incredibile. Ah, che dal Liverpool è passato all'Ingolstadt. Praticamente ci Sicuramente stanno sono acquistando gambe. Punta l'area. tutti i giocatori dappertutto li stanno comprando, li stanno portando in Tedeschia. Non Morales. si sa perché. Tanto palla nostra, grazie. No, Trezza. pazzesco la tenuta. Dai, Resiste. ma è andata Questa palla in avanti. Vabbè, conclusione da posizione questo interessante. si è inventato un fallo. Praticamente era nostra. Attenzione, attenzione. Oh, mamma mia, meno male. Va che si riparte con Alexis Sanchez. Sanchezinho. Sanchezinho. Standard radiomercato, il giocatore sarebbe Ma sicuramente guarda diverso che dal campo. culo. Sarebbe un colpo Cos'è? importante per Fuori tutti, per gioco. la... ma non penso Fuori che gioco finisca qui. un po' così. La palla ce Sì, l'aveva il Lingolstadt, ma alla fine rientro. ce l'ha fischiata Siamo noi. entrati nell'ultimo quarto d'ora. C'è un buon anticipo Mannaggia, del questo ha fatto una diagonale di difensore. 75.000 metri. Occhio, cerca l'area di rigore. Grande Kimpembe. Palla Chiude vacante. tutto. Johnny Numero Kimpembe. 5 per l'ultimo tocco di un difensore. Dobbiamo andare in avanti con Gabriele Jesus. Guardalo lì, Attenta qui perfetta. la difesa. Perfetta, perfetta. Vai Palla in Gabi. campo Vai aperto. Gabriele. A meno Bella di una lì. Se n'è punizione. andato. Ottima occasione. Se n'è andato, no, la C'è la parata, zio conclusione. Pera. Ancora in gioco pericolo. Mannaggia, oh. Pensavo di averla fatta franca e invece.
Stiamo dominando, ragazzi, eh. Stiamo leggermente dominando questa partita. No, 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 no. Ah, così, l'ha buttata fuori a random. No, perché questo passaggio così brutto? Olè, grande allontanamento. Dovrei anche fare un qualche cambio, prove. Siamo così però. No, perché non mi cambia il giocatore? Dai che se recuperiamo palla qui. Sono proprio messi male. Sono messi male. Però non riesco a riprenderlo. Mi seguono segnali. No. No, incredibile. Gabriel Jesus. Guardalo lì, Fedez. Olè, 3-0. Si chiude così la prima partita della seconda stagione di Bundes. E incominciamo da dove eravamo rimasti praticamente. 3-0 all'Ingolstadt. Chiesa Jesus Wilshere. Una super squadra abbiamo costruito. Vendendo un sacco di giocatori, tra l'altro. Anche se non proprio perché li abbiamo venuti noi, ma ci viene acquistati con la clausola, purtroppo. Però, tant'è. E c'è pure l'autogol. No, vabbè. Ottimo! 3-0. Si incomincia la grande questa Bundesliga. Ovviamente l'obiettivo sarà arrivare sempre nelle prime 4, nelle prime 3, quelle che fanno la Champions. Questi hanno fatto un tiro in porta, meno male che non hanno fatto gol. Stranamente. Il Bayern già è sull'1-1 con il Leverkusen. Incredibile. Potremmo essere già primi da soli dopo la prima giornata. Vabbè. Valutazione sale. Grazie mille. Carica sessione precedente. Beh, ragazzi, scusatemi, eh. A sto punto, facciamo salire Gabriele Gesù. Oh, peccato, solo Chiesa prende una ama. Non sale neanche. Ok, vediamo l'ufficio. Il mio ruolo nel club. Ah, Klostermann è vero che rompeva le palle più o meno da 3 secoli. Il Bayern alla fine ha pareggiato. Quindi siamo già più due. Ottimo. Le amichevoli internazionali, per carità divina, non faccio giocare contro l'Australia perché va bene tutto, però non ce ne frega granché. Avanti, tanto i giocatori sono sempre quelli. E riusciamo a pareggiare contro. È incredibile, cioè, questo gioco è veramente strano. Perché il Brasile che pareggia contro l'Australia non penso sia possibile in nessuna parte dell'universo. Infortunio per Insigne e legamento crociato. Così, dal nulla. Simuliamo quella partita contro il Canada. Magari riesce a perdere contro il Canada sto gioco, eh. Non si sa mai. Ah, 2-1, vabbè. Firmino, Neymar. E Petrasso. Petraso per i giovanissimi. Ritirata l'offerta per Bikacic, che non avrei mai accettato. Conferenza stampa contro Friburgo. Aggiornamento pensiero osservatore. Timo Wagner, così. Età 15. E se questo qua 69. Questo, ragazzi, è per forza da ingaggiare. Non ho un budget stipendi, fantastico. Ah, è vero che sono a zero. Non posso neanche acquistare. Ah, no, ok. Potevo e mi si è tolto subito. Non l'ho neanche visto, scusatemi. Oliver Winter, ok. Dai, questi li lasciamo lì. Ok. Il problema è che non so se affrontare il Friburgo o meno. Tanto comunque le partite importanti, ragazzi, adesso sono quelle di Champions alla fine, eh. Oltre
alle prime 4-5, quelle importanti che ve l'ho detto sono di Champions, quindi andiamo a vedere. Guardiamo un po' come è strutturato il calendario e decidiamo quali partite giocare. E no, tipo lo Spartak Mosca, me la giocherei. Questo a Bundesliga Union Berlino. Eintracht Francoforte, Mainz. Benfica. Real Madrid. Porco Tenzing, ragazzi. Real Madrid. Tra l'altro tra Schalke e Bayern Monaco. Che roba, ragazzi. Il prossimo episodio sarà un gran bel episodio. Beh, direi di simularla sta partita perché non riusciamo a giocarle tutte. Soprattutto con la Champions di mezzo. Lasciamo la formazione dei titolari che tanto contro lo Spartak Mosca magari possiamo. Mamma mia, 1-1, incredibile! Segni ancora Wilshere e probabilmente siamo già secondi. Però non posso simularle queste partite. Boh, probabilmente non le simulerò più perché mi sono rotto abbastanza. Siamo in un girone non facile, eh? Non facile perché ci abbiamo dentro il Bayern Monaco. Perché non c'è. Vabbè, pazienza. Abbiamo dentro il Bayern Monaco. Salviamo intanto. Lo Spartak Mosca, il Benfica. Non sono squadre facilissime da affrontare. Certo, abbiamo un super team, perché obiettivamente stiamo bene, dai. Grazie alle cessioni che abbiamo fatto, ci siamo portati a casa a bei giocatori. Anche se mi spiace, ve l'ho detto, mi spiace per Gabriel Jesus che alla fine ho dovuto spendere perché era l'unico che era giovane e giusto per giocare, però avrei preso volentieri Balotelli o Diego Costa perché era, per me era più sensato, più possibile, diciamo. Però oh, è andata così, pazienza. Intanto, Spartak Mosca, sono tutti carichi, grandissimi. Va bene, partiamo così, con la formazione titolare. Cross oro, no, non mi interessano. Ok, si va. Si va, si va, si va. Spartak Mosca, Hoffenheim, esordio in Champions League per questa carriera Champions Cup. Vediamo un po', lo Spartak Mosca è una bella squadra, comunque sono i campioni di Russia, non so cosa hanno fatto in questo campionato, però nella realtà sono i campioni uscenti. Tanto Kramaric. Vai! No, Selikov, subito, para due volte e eravamo già in attacco, pronti per colpire il nemico. Vai Sanchez, però. Grande Alexis. Ottimo, si riparte. Vai, ragazzi. L'unico problema sarà il Real Madrid in questo girone. Ma anche il Benfica non scherza, l'ho detto anche lo Sparta comunque. È una bella squadra, Gabriel Jesus! Mamma mia! Sfiora l'incrocio dei pali. E potevamo essere già in vantaggio, zio Pera. Zio Peres. Gabriel Jesus! Gabriel Jesus ancora, parata, ma. Guardate che culo! Selnikov qua è veramente un mostro, eh. La Madonna, no, 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 no. Dai, ma da un'allora sta boccia. Grande intervento Bama, no, potevi trattenerla, caspiterina. Gabriel Jesus, è solo, devo correre. Corriamo con Gabriel Jesus. Mamma mia, quanto corre, oh.
Fatto correre Gabriel Jesus. Mamma mia. Si è fatto la diagonale del campo. Marò, 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 marò. Dai, Sanchez, un po' di garra, un po' di cazzim. Fallo. A fallo mio. Ottimo. L'arbitro ferma il gioco. Wilshere. Sono un po' bloccati dietro, eh. Un pochino tanto. Occhio al suo movimento. Gabriel Jesus. Kramaric, dobbiamo allargarci perché non c'è space. Ha messo Attenzione però, l'avversario. Sanchez. Rigore! Oh, 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 rigore, sì! Che Calcio di rigore che babbo, sembra che babbo il definitivo. difensore! L'arbitro è stato clemente in questa occasione, poteva starci, credo, anche il cartellino. Ha commesso un brutto fallo, ma andargli ancora vicino. Kramaric, pronto, la tiriamo in basso. Olè! Mamma mia! Col fiato sospeso, ragazzi! La parata di ginocchio, ma non se ne è L'occhietto accorto! del gol che E fila c'è sul pallone l'1-0! laterale. Un po' di Vantaggio. culo, devo ammettere che qua è stato determinante. Rientrava già da diversi minuti ed Ma il portiere veramente attualmente in rigore. ottimo. Non se ne è accorto, il portiere è rimasto lì, è rimasto a guardare. Della difesa E buon avversaria per per noi, mettere in 1-0, rigore gol del l'avversario. solito Kramaric. Il portiere era stato bravo a Adesso salvare dobbiamo il tenere, pallone. grande Si è cucù. avventato per primo sulla ribattuta e non gli ha lasciato Mannaggia, non mi ha spazio. fatto passare la palla. Quanto prestano? Wilshere. Calcio di Calderavez, guarda rigore come gira un palla. attualmente in rigore. Weigl punta l'area. Vabbè, io ti avrei tirato, avete visto anche la Sanchez. barra che si caricava, ma dettagli. Sanchez. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Olè. Palla interessante per Alexis Sanchez. Difesa Alexis, passiva qui, il tiro a attenzione. giro. Attenzione Oh, al tiro. mamma mia, Gol. ragazzi, Alexis Sanchez. Deviazione della traversa. Golasso di Alexis Sanchez. Gol del pareggio. Che gol, ragazzi. Assist Rientra sul destro, combaciato la esce proprietà fuori difensiva. dall'area e poi, Bravo e fortunato qui mamma l'attaccante. mia, traversa gol. Pensavo avesse preso il palo, tra l'altro, ma questo Hanno raddoppiato, adesso sono avanti di è 5. veramente un signor gol. Che volete di 2-0. Spartak Mosca già messo all'angolo, Gabriel Jesus. perché stiamo giocando veramente bene. Wilshere. Veramente, veramente bene. Weigl. Palla interessante dello spazio. Guadagna metri verso l'area. Alexis, Alexis non Attenzione tira, per Sanchez. mannaggia. Palla che esce, sarà faro laterale. Gabriel Jesus, troppo. Pericolo senza problemi col portiere. Troppo centrale il cross, peccato. Tanto, oh, riesco sempre a prenderla di testa, eh. È incredibile come dopo, a distanza di mesi, ho imparato a prendere palla di testa su questo gioco. Samedov. Zeluis. Restituisce bene il pallone. Attenzione. Ci sono occhio. Bauman! Si oppone con un grande intervento, anche se la palla in realtà andava a due allora, ma Deviazione. Deviazione. Calcio d'angolo. l'importante è averla presa. Occhio al corner. No, Pallone sparso quanti via sono? fuori dalla difesa. Subisce nulla. Grande, Sanchez. Kaderabets, penso. Devia in angolo. La conclusione di Popov. Palla messa in mezzo. Azione sfumata, senza problemi. Attenzione. Gabriel No, Jesus. perché non l'ha controllata sto Palla babbo? rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Maronna, 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 maronna. No, che sfiga. No, non lo prendo. Rigore. C'è spazio per Tanto è attacco. Luis Adriano, penso, Comodo della difesa. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Nordveit. eh. Olè. Con tranquillità, teniamo palla. Sanchez. No, ma perché sbaglia così Fernando. da solo poi? E vabbè. Palla dell'avversario, ma finisce qui il primo tempo. Sanchez. 2-0, facile. Ovviamente. Stiamo dominando anche questa partita. L'Atletico Madrid 2-0, Chelsea 2-0, Basilea 1-1.
Non so perché abbia letto il Basilea. avevo letto Benfica. Invece no, Real Madrid era 1-0 visto dalla live in differita. Prima giornata della fase a girone. I due allenatori hanno Vabbè, avuto era sicuramente istruzioni per abbastanza gestire la fase pronosticabile iniziale, che... è giusto che sia così. Oh, cos'è? Avete Luis capito Adriano. le cose dunque in Incredibile. chiesa? Grande. E sarà Terzino Cadde. destro, è Kaderabetz. No, il sinistro. No, il sinistro, Cucurella, il sinistro. E il Punta al destro corner, è Zapata ha fatto Kaderabetz. uomo sul portiere, E palla per chiedo. cui Tieni. l'intervento. Vai parti, Fede, vai parti. Me ne vado, eh? No, non posso. Punta l'area. Dai, Già salite un Luis po', Suarez. ragazzi. Sali, sali, sali. Alexis Non sale, Sanchez. ragazzi, io. L'intelligenza di questi terzini, direi che, devo dire che abbonda. Azione Cosa interrotta. ha fatto questo Palla che tizio? termina Ah, in area l'ho deviata rigore. io, mannaggia. Ah, bella questa palla. Marcos Rojo. Attenzione. Grazie. E si recupera. Vai con Martinez. calma. Ma dai, ma ragazzi, è un passaggio Sarà difficile da giusto. qui Ma era dritto per l'inizio. dritto. Cosa ci vuole fare un Mentre passaggio dritto in questo ha fatto un gioco? grosso Ovviamente lui contributo lo fa. al successo della squadra nei primi Grande 45 Kimbe. minuti con un gol e una prestazione nel complesso positiva. Kaderabek. Andiamo di là. Vai Kramaric. Sembra davvero in grande giornata. Grande Alexis. prestazione. Maragna Vedri. Palla lunga sul No, secondo palo. perché? Perché ha tirato così male? Mannaggia. Nostra. Sanchez. Che traversa, palla deviata pure. Buona ripresa. Mannaggia. Cade Oh, Pirlo. è che è? Non riesco a prenderla. Sì. Cade pressing. fallo, zio. Palla vagante No, non è adesso. fallo per lui, lui Sandor. tranquillo. Mamma Fernandes. mia, l'avevo intuita. Dai, prendiamogliela sta boccia, però. Grande, Weigl. Meno male che ti ho acquistato perché sei troppo forte. E riparte, così. Julian Weigl, attenzione. Sfruttare lo spazio lungo la corsia. Vabbè, poi non so perché si è andato in Segue il mezzo, io passaggio avevo detto di andare verso indietro. Lewandowski. C'è il cambio in arrivo. Weigl. Iniziamo a velocità della luce in questo Müller. gioco. E niente, alla fine abbiamo dovuto perdere Attenzione, palla l'ingombrina perché di passaggio ha riconquistato palla. ha deciso di andare a uno all'ora più passaggi. E niente. Messi che sta Grande aprendo la partita Sanchez, per loro come che sempre. uccide il giocatore ma Insigne espulso. riesce a non far fallo. Vabbè, Contrasto intanto pulito. potremmo anche fare dei cambi, già che ci siamo. Così facciamo riposare un po' i nostri giocatori. Non lo so, non lo so. Potrei mettere. Fare così. E provare Gabriel Jesus COC. Perché Kramaric non credo possa fare una stagione come la scorsa. E poi mettere. Vai, uno in ogni ruolo così. Cioè, uno in ogni reparto. Vabbè, non mi ha fatto cambiare Ancora subito. 20 minuti per Mannaggia. l'alternanza delle due squadre. Samedov. Si avvicina all'area. Grande È Cucu. riuscito a interrompere la trama con un buon Sanchez. intervento. Si apre di là. Ma Wilson. i terzini, caspita, adesso. La prossima partita cambio le istruzioni dei terzini perché Skrabek. devono sovrapporsi, ragazzi. Non è Immobile possibile come giocare con Sanchez. terzini che stanno fermi. Stanno facendo girare molto bene il pallone oggi, un ottimo possesso palla. Bella la Guarda, guarda, rilevazione, non va. stanno girando molto bene, non commettono errori, davvero un bel gioco. No, mannaggia, mi ha capito Grande subito. intervento, quasi come un gol. Chiude bene il triangolo. Tanto la palla non esce, siamo costretti a non fare i cambi. Zio Pera. Samedov. Mannaggia, oh, ripartono pure con Semedo, anzi Inizia il pallone Samedo. di rigore. Se Luis Vabbè, no, non so che intervento abbia fatto perché Sanchez, era palla che preciso sul rimbomba pallone, abbondantemente sul ma il portiere. giocatore ha deciso Insigne di alzare la non ha dato gambetta. l'effetto voluto.
e non prende. Intanto Renatino Sanchez. Dai, sali, giocatore infame, perché ci metti così tanto? Possesso palla, tranquillo. Guardalo lì. Renato Sanchez. Guadagna metri verso l'area. Attenzione al raddoppio di marcatura. Weigl. Caderà Beck. Occhio a Sanchez. Gabriel Jesus. Così dal nulla. Che cross è il cazzo, mamma mia. Oh! Mio Dio, perché ha tirato così male in testa? Renatino Sanchez, grande! Grande Renatino. Renato Sanchez, punta l'area. Weigl. No, peccato, ci sta la respinta in porta. Fa la gol, Pierz! Dai. Renato Sanchez. Grande, alla fine Gabriel Jesus riesce a segnare ancora. Peccato, peccato, perché poteva fare il gol all'esordio Renato Sanchez. Ma alla fine andiamo di Gabriel Jesus. Guardate qua che bel triangolo. Un po' fortunoso, devo dire, perché ha fatto una pallaccia incredibile con il passaggio di ritorno. Però alla fine ha rimediato. E finisce qui, ragazzi. 2-3-0, credo. 2-3-0 di fila, mi sembra. E niente, siamo veramente una grande squadra. Mi ha fatto 11 tiri lo Spartan Mosca. 3 e basta. Migliore in campo penso Alexis Sanchez con 9.4. Ha fatto davvero una gran partita. Il Real Madrid vince 2-0 sul Benfica. Quindi siamo primi nel girone per la differenza reti di 1. Di più uno sul Real Madrid. E mannaggia, siamo secondi, ma c'è il Dortmund e il Colonia. Peccato, perché abbiamo abbiamo pareggiato la partita simulata. Però ragazzi, ogni volta che simulo perdo pareggio e non vinco mai praticamente. Kimpembe ufficialmente entra nella classe degli 80 ed è una gran bella cosa per noi. Andiamo avanti, vediamo un po' che succede. Intanto si sente l'audio, penso di sì, vero? Sì, ok, ok, si sente. Offerta per il trasferimento di Felipe Pires, 1.350.000. Vai, accettiamo sta roba. Le tassi, beh, Pires tanto non lo userei mai. Ah, ok, non me ne sono accorto. Però accettiamo questa offerta qua, chi se ne frega. Pires almeno abbiamo un giocatore in meno in rosa che sono tipo 700. E a questo punto, vabbè, giocherei questa contro l'Eintracht e poi simulerei quella con l'Union Berlino lì. Non so che cacchio di squadra sia. Vediamo, i giocatori sono un po' giù, eh. No, non è vero, neanche tanto. Mettiamoci Barella al posto di Wilshere e poi nel secondo tempo farò entrare Sanchez. Mettiamo Klosterman, però Kaderabek è troppo importante, ragazzi. Mi spiace Klosterman, giocherai al massimo, non so, un tempo, così via. Tra l'altro Wilshere mi sembra che possa fare anche il COC. Vediamo, eh. Sì, COC. Quindi Wilshere, magari per far riposare Kramaric nel secondo tempo, se stiamo vincendo, potrei pensare di utilizzarlo, eh. Quindi vediamo un po' come si entra la partita. Dribbling avanzato addirittura. Non ce ne frega. Incredibile Stefano Nava,
Alexis Sanchez, autore di un gol fenomenale in Champions League. La nostra prima volta in Champions League. Olè, recuperiamo subito palla con Weigl. Palla dentro, si già corrono un sacco, L'intenzione dell'allenatore credo sia proprio questa, Pierre, almeno in fase d'attacco. Ah, mi sono dimenticato di mettere le impostazioni per fare le sovrapposizioni. Però non ce ne frega granché. Però ho aspettato un sacco. Un sacco ho aspettato a fare. Una madonna. Cos'è questo nome? Stefano, cosa pensi della partita dei padroni di casa? Grandi, recuperiamo No, ma che fallo è, ragazzi? Non si può prendere sti falli così a random. Duarte, palla dentro, c'è Barella che respinge con tranquillità, devo dire. Gabriel Jesus, palla per Chiesa sulla fascia, può correre. Attenzione, Chiesa, ancora, Chiesa. Chiesa, prova il tunnel al portiere, ma non ce la fa. Peccato perché l'avevo messa sul primo palo, non... si può, cioè su in mezzo alla porta. Dettagli, va bene così. E Sanchez non tira, mannaggia lui. Andiamo a pressare, ragazzi, che sbagliano. Poi però Gabriel Jesus non mi puoi fare le finte così. Il pallone non esce, sarà rimessa. Cambiamo di qua, tac di là. Gabriel Jesus, mannaggia, quanto ci mettono a tirare oggi. Zio Perez, mi ero liberato anche bene con la fintina, ma ci ha messo 2 anni. No, ho sbagliato passaggio, mannaggia. Attenzione, Jimenez. Cerca il traversone. No, madonna, che passaggio va fatto. Ma che si riparte. Si riparte. C'è campo per la ripartenza. Mamma mia, che roba, che passaggio. Era perfetta sta palla. Bruno Fernandes. Jimenez. Punta l'area. Oh, mannaggia, ragazzi, non riesco a fermarli sti tizi. Salta il difensore. Gol. Vabbè. Niente, ragazzi, primo tiro in porta nell'Eintracht Francoforte, ci fanno gol. Impossibile, ragazzi. Eppure era proprio sulla traiettoria, ma non l'ha voluta prendere. Niente, siamo 1-0. Purtroppo dobbiamo prendere il primo gol di questa stagione. Anzi, stagione in campionato, perché mi sembra che la coppa comunque. Mannaggia, che culo che c'hanno! Perché la coppa col Bayern mi sembra che ne abbiamo incassati. Sanchez. Gabriel Jesus. Vabbè, no, dai, ma ragazzi, ma cos'è sta roba? Cioè, questo era un driven shot. Pazzesco. Vabbè. Sta partita è. È clamorosa già di suo. Bruno Fernandes. No. Grande cupo. Prendi a portiere. No, non esce il portiere. C'ho il triangolo premuto. Ma lui non vuole uscire. Ok. Weigl. Sanchez. Mannaggia, questi qua. Cosa fanno? Incredibile. Ho pure presa. Grande, vai gol. Mannaggia, tutti in difesa sono. Che roba. Direttore di gara non interviene qui. Barella, incredibile. Grande Barez. Che giocatore Barella. E riparte così. Sulla fascia. Taglia in mezzo.
Guarda te. No, è morto. È morto qualcuno. Gabriel Jesus, ragazzi. Quando non sapete cosa fare, si parla Gabriel Jesus e ci pensa lui. 1-1. Tutto easy peasy. Guarda te. Finta che non so perché ci sia cascato così bellamente, ma sembra una finta normalissima. E c'è il secondo gol in due partite per Gabriele Gesù, che è veramente un monster. Ed è veramente velocissimo, tra l'altro. Non oso immaginare le versioni su Foot, quelle migliorate, perché sono veramente clamorose. Attenzione, Cucurella, se ne va, proprio lui. Ah, era Chiesa che era morto. Adesso muore di nuovo. Vabbè, io sarei andato in giù per prendergli la palla, ma è andato tranquillo. Vai gol, ragazzi, sta recuperando una manica. Una tanica, non una manica. Una tanica di palloni. Ah, peccato. Finisce qui il primo tempo. Stiamo comunque dominando. Purtroppo il gol preso sull'unico tiro in porta ci ha un po' destabilizzato, ma niente di che. Proviamo un attimo i dati partita. 1-1-1, sempre quell'1. In tutte le partite che faccio c'è sempre quell'uno e quell'uno sopra che mi danno un fastidio, ragazzi. Comincia il secondo Incredibile, tempo, anche gol del in Pro Club Vicenza, soprattutto, 1-2. perché veramente sarà. Ah, Occhio al io giocatore avrei nuovo. passato la palla. Cioè, Stenta qui la è una minaccia. maledizione prendere un tiro in Ecco, porta un giocatore gol che ogni volta. deviene dunque in fallo laterale. Weigl. Gabriel Jesus. Che imbucata. La difesa spazza via il pallone. Bruno Fernandes. Fermatelo. Ripartono in campo aperto. E vabbè, ma cos'è? Fallette. C'è il lancio Guarda, sulla guarda che ci parte. segnano ancora. Grande Crossa verso l'esterno. Weigl, Tutta fuori di sempre prova, ancora ovunque. viva. Può contornare Chiesa, l'avversario. recupera il pallone. Vai che Terzo gol. ripartiamo. Buona la sua prova nei primi Vai, 15 minuti. Chiesa. Tocco verticale interessante. No, Tiro ragazzi. Uff, libero. Attaccante Ronaldo è tutto partito solo. lui, ha recuperato palla ed è arrivato a concludere. Federico Chiesa. E Tutto bene. La conclusione. c'era quasi il golasso. Altezza perfetta. No, un altro infortunato, ma Grande basta, ragazzi, avete un po' assist. rotto il cazzo, Spazio eh. per E andare. che palle, adesso intervengo anch'io così. E L'arbitro così fermo. basta, avete rotto i coglioni. Guarda te, morto. Fortuna. Aveva fatto bene quello. Mamma mia, oh, che roba sto gioco. Quando deve infortunarsi qualcuno, Klosterman, è il tuo turno. Mi spiace farti cambiare ruolo, ma purtroppo, cioè, non si è fatto nulla. Vabbè, sarà assortato la caviglia probabilmente. Interruzione con l'arbitro che Ma scodella pure il tiro. loro. Beh, immagino che la Pazzesco. restituiranno alla squadra avversaria. Uccidono il gran Cucurella. E dobbiamo pure ridare la palla. Che Gabriel Jesus si va subito a recuperare. Che mostro. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, Gabriel Rientra in Jesus, campo. che non so perché sia stato fermato così Sterling. semplicisticamente. Jimenez. Recuperiamo. Perfetto il picco Oh, sinistro di Gonzalo Ramos. mamma mia, ragazzi. Quanta demenza in questa squadra a volte. Punta l'area. Gabriel Jesus. Ha spazio per andare. Gabriel Jesus, Jesus. Maronna. Non la blocca. È in posizione da cross. Weigl. Occhio al Uh, limite paradiso. ma qua ha fatto a prenderla. Grande lettura difensiva. Annaggia. Barella. Driven Kramaric. shot non va, mannaggia lui. Respinta dal difensore. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore. Si ripartirà con Dai, Sanchez, dove va a un prendere la palla in corner. testa? In Polinesia per andare, non Bel so, passaggio. in Germania, non lo so. Northveit. Si avvicina all'area. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, figurati se non me la Veloce. respinge, sto stronzo. Rapito il pallone dal difensore. Ragazzi, stiamo dominando questa partita. Se non la Spalla che vinciamo, aprirà il prossimo è match day. clamorosa. È Questa stagione clamorosa. sono impegnati in Bundesliga.
Sali terzino. Aiuto, sono tutti qua. Vai gol, Maron. Non l'ha angolata, siete in mezzo sto minchione. E sarà calcio d'angolo. Occhio al pallone in mezzo. No, mi ha fatto zio pera. Gelson Fernandez. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Baragna metri. No, mi ha fatto ancora, che roba. No, no, no. Cos'è sto buco abnorme? Ma non ci credo. Due fottuti tiri in porta. Mannaggia. Dove va Kim Beppe? Ma io non lo so. Mannaggia. Ragazzi, 2-1 contro una squadraccia che ci ha fatto due tiri in porta, come sempre. Non li puoi lasciare. Prima di andare a riprendere, sarà due pareggi di fila. Gabriel Jesus, non ci credo, ma non ci credo, sto portiere che cazzo c'ha nel... per non dire altro. E vabbè. Dai ragazzi, 82esimo. Hanno scelto il possesso palla della propria metà campo. Questi cazzi di giocatori non vanno. 5 minuti alla fine. Avanti. Guarda. È imprendibile sta palla. Occhio, cerca l'area di rigore. Grande tempismo in questo anticipo. Padroni di casa che sono sali. Pochi minuti dal termine, i tifosi sembrano crederci ancora. Hanno a disposizione poco tempo, ma tutto può ancora succedere. Olè, dai, due pari, andiamo a prendere sta boccia. Dai che mancano due minuti, mannaggia. Barella, grandissimo, andiamo in attacco totale. Mancano due cacchi di minuti, non ce la faremo mai a segnare. Kim Beppe. Ovviamente lascia lì la palla, è grande. Bruno Fernandes. Fenomeno, Kim Beppe che lascia lì la palla quando fa l'intervento. Dai. Saranno due minuti di recupero. Kramaric. Kramaric non ho più niente. È finita, vogliono vincere. Occhio al pallone filtrante. Non ci credo. Chiudete FIFA, chiudetelo. Che schifezza, ragazzi. Come ho fatto a tirare così piano? Oh, l'ho pure piazzata bene. Pareggiamo. Mannaggia, osso FIFA. Grandissimo, entra a Francoforte. Due tiri, due gol. Solito FIFA. Come sempre, non si smentisce mai, anche dopo la prima stagione che è andata a gonfie vele. Union Berlino perde contro il Werder Bremen 1-0. Purtroppo due pareggi di fila. Con in mezzo la vittoria in Champions. Simula tutto. Speriamo che Cucurella non si sia fatto male. Chiesa addirittura quasi 83. Mamma mia che bestia. Vediamo. Giocatore infortunato. Grazie al cazzo. Vediamo. 3 mesi, ma che è, mamma mia. Robin Huck, Robin Hood, mi spiace. No, questo era il simulo. Salvando modifiche, che ti devo dire? Ma anche se abbiamo la squadra titolare fa niente contro l'Union Berlino. Non penso che il gioco ci faccia perdere. Ma va a cagare, va, che gioco del cazzo. Ma come si fa? Ma l'Union Berlino, ragazzi. Ma non posso simularne una che me ne fa perdere? Incredibile. Poi uno non si deve incazzare. Vabbè, perdiamo 1-0 contro l'Union Berlino. Siamo decimi. Perché il gioco vuole così. Va bene il gioco. Fai un po' che cazzo che ti pare, ma a me ne frega. Guardate che roba. Incredibile. Dennis Geiger.
Tienitelo, te lo regalo. Vuoi? Età 20, 66, terzino sinistro, centrocampista. Ah, però no, non lo vendiamo perché è interessante. Cadenza in via, Pires, giocatore venduto, giocatore infortunato, non ci frega un cavolo. E niente ragazzi, siamo decimi purtroppo, con due partite simulate, un pareggio e una sconfitta. Io ve l'ho detto, non ho voglia di simularle perché questo gioco fa schifo sul suo fatto. Non c'è niente da fare. Due partite simulate, clamorosamente una persa contro l'Union Berlino. Adesso io voglio sapere se qualcuno di voi che sta guardando la live conosce un giocatore dell'Union Berlino. Senza andare a vedere ovviamente, perché io francamente, a parte che non ho mai sentito l'Union Berlino in vita mia, però potrebbe essere colpa mia. Però veramente, io dell'Union Berlino mai sentito nessuno. Mettiamo il povero Klosterman, perché Geiger? Ah, perché può fare il terzino. No, però vabbè, mettiamo Klosterman. Facciamo riposare anche i nostri giocatori là davanti. Serni, che così non mi rompe le palle, che sta in panca. Sta in panca. Joelinton può farlo, non credo, eh. Ah no, infatti, solo attaccante. Però magari Locadia mi sembra che potesse fare il AS. Vabbè, diciamo che facciamo così, va. Vedete ragazzi, Gabriel Jesus deve per forza giocare sempre. Perché è troppo forte. Troppo forte Gabriel Jesus. Sono innamorato calcisticamente di Gabriel Jesus perché è troppo 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 bravo. Portiamoci questo Atik in panca e dai, andiamo così. Dopo la sconfitta contro l'Union Berlino andiamo a vincere, si spera, questa partita, perché sennò siamo già decimi, abbiamo 5 punti, sennò le altre scappano là davanti, eh. E non è, non fa bene. Andiamo a vedere un po', ragazzi, come va sta partita. Alexis Sanchez, sì, come si chiama? Sanchez, Renato. Presente, Renato Sanchez, Sanchez Renato. Vai, questi dobbiamo sfondare, ragazzi. Il Mainz non è una squadra semplice da affrontare, però li dobbiamo sfondare perché sono abbastanza irritato da questo atteggiamento di FIFA. No, mannaggia, me l'ha impedito. Ottima chiusura. Dai, 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 ragazzi, andiamo a vincere questa partitaccia. Localia, subito si fa vedere all'esordio. Dentro palla per Gabriele Gesù. La Madonna. Ah, niente? Pazzesco. Mamma mia! Sain, sfiora il golasso. Ce l'abbiamo quest'anno questi tiri da lontano, eh. Gabriel Jesus non la prende, ma la prendiamo subito dietro. Dentro. Mannaggia. Andiamo a pressare. Locadia comunque non mi sembra molto veloce, eh. No, l'inserimento. Vabbè ragazzi, cioè, però mi sono rotto il cazzo, dai. Oh, ogni tiro che ci fanno, non so. È un cecchino sto gioco, è un cecchino. Niente da fare, guarda te. Cioè, ha tirato da casa sua tra un po', ma capisco un qualcosina da Sanchez, ma non lo capisco dalla Union, perché. Olè, subito, 1-1, pam pam pam, subito, pam pam. E c'è il gol all'esordio anche di Joelinton. Ragazzi, dai, 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 dobbiamo sfondarli. Dobbiamo sfondarli questo Mainz. Grande assist, non mi ricordo di chi. Apollinaro De Lira. Mamma mia, che nome Apollinaro De Lira, ui. Crazy. Grande Renatino. Troppo forte Renatino, perché mi fai queste cose?
Grande Vlahovic, ma ovviamente la palla è sempre al gol. Mamma mia, oh, quasi. Si riparte con Gabriel Jesus, che dovrebbe essere più veloce, ma... Vabbè ragazzi, giochiamola con calma. Con calma dobbiamo fare le cose, perché sennò non ci vengono. No, mannaggia, non era questa la mia intenzione. Sanchez, palo. Vabbè, siamo completamente pari, eh. Un palo per parte, un gol per parte. Renato Sanchez. Paraglia metri. Mamma mia, che paratozza. Che paratozza, ragazzi, eh. No, non ho schiacciato. Ma guarda che culo. Guarda che culo che c'hanno sti tizi. Incredibile. Grande Kaderabez. Sempre il Kaderabez nel mio cuore chiude. Solo. Vabbè, gran bella difesa, ragazzi. Che video. I giocatori non so se sono completamente fregati. Dai, sali, sali, sali. Bella lì. Ma che schifo di tiro, perché? Perché sto driven shot devo farlo sempre? Anche quando non serviva. Devo tirare una sabongia lì. Mannaggia, sono ovunque. Grande Natino, ma la tiene. Mamma mia, ragazzi. Che roba che sono oggi sti giocatori, eh. Gabriel Jesus. Giornata di pioggia, le due squadre potrebbero risentire del campo allentato. Dai, Gabriel. Mamma mia, oh, mannaggia sto portiere. Mannaggia sto portiere che le para tutte. Sarà fallo laterale. Caderabe. Renato Sanchez. Gabriel Jesus. Non tira Gabriel Jesus, ma che cazzo di problemi c'ha? Palla di nuovo in faro laterale. Vabbè. Maron, sì, vabbè. Va bene, dai. La tiene, eh? Ah no, che dire. Cazzo. Vabbè, oh, sono tutti ubriachi. Sono ubriachi. Occhio al suo movimento. Cacchio, l'ho indovinata. Grande Locadia. Ottimo intervento. Klosterman. Sai. Kaderabe. Dai, dai, su. Renato Sanchez. Gabriel Jesus. No, perché così male? Perché così male sto pass? Locadia. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus da lì può provare. Attenzione, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus non riesce a sfondare. E finisca. Ma che cacchio fischi, sono in attacco. Ma va, va. Arbitro venduto. Mannaggia, mannaggia, 1-1, ma il problema è se... No, che cacchio di trainer mi serve? Il problema è sempre quello, ragazzi, cioè, non so, un incubo sto gioco, è un incubo sotto questo aspetto, veramente... Cioè, una cagata... Vince la leggenda, però se prendi un gol... Oh, Sahin 2-1, dai, dai che andiamo a chiuderla. Mannaggia, ragazzi, oh, grande assist di Joe Ellington o Piccino dell'Apollinaro di Lira, che non so che cacchio di nome sia, ma
Mi spiace per lui se si chiama davvero così. Perché, boh, sembra stranissimo come nome. Guarda che oggi giochiamo bene, guarda lui. No, troppo lungo. Mannaggia a te, troppo lungo. Fuori gioco. Fuori gioco! Frosinone, clone. Dai ragazzi, andiamo con calma. Mamma mia! No, perché se l'ha allungata così tanto? Perché se l'ha allungata così tanto? Gabriele Gesù, ma che mi combini? Vai, Terzino, mannaggia te. Dai, dai, ole. No, sì, ah, meno male, gol. L'avevo vista fuori. E c'è il gol di Locadia anche. Oggi è la giornata degli esordi e gran giornata. Tappi vincente per Locadia 3-1, partita quasi quasi chiusa. Ma lo sappiamo un po' com'è su FIFA. Non si può mai parlare di partita chiusa, soprattutto con il computer che ti fa un tiro e un gol ogni volta. Però se andiamo sul 4-1 magari. Oh, perché non l'ha angolata? Perché non l'ha angolata? Mannaggia. Renato Sanchez. Bella sta palla, bella, splendida, altro che. Ah, ho chiesto troppo a Gabriele Gesù. Tac. Sanchez. Sanchez. No, volevo fare un'altra cosa, ma no. Sanchez! Ah, non ho caricato niente. Mannaggia. Attenzione, file online. No, non ci è arrivato. Fammi selezionare il giocatore giusto. Guardate. Questo è un altro gol. Mamma mia, non ha fischiato rigore, meno male. Attenzione, Serni. Secondo le indicazioni raccolte in giro, il giocatore farebbe gola a diverse squadre. Sarebbe un colpo importante per qualunque club, ma non penso che lo lasceranno partire tanto facilmente, a meno di un'offerta Ma che irrinunciabile. cazzo di palla è? Ma era per Gabriel Jesus. Mannaggia Teo. Olè. Rigore. Oh, arbitro, ma che cacchio fai? Ma mi ha steso. Ma mentre tiravo mi ha steso. E niente, mi sono pure dimenticato di fare il cambio. Volevo mettere, provare un Wilshere COC. Ah no, c'è la tick. Mettiamo Wilshere al posto di Sain, che sembra un po' stanco. Vabbè, ragazzi, c'è il mio difensore. Al posto di allontanare la passa lì in mezzo all'area. E vabbè, contento lui. O il Brighton, addirittura. Meno male. Ah, pure nostra. Ah, l'avevo visto. Mannaggia. Ma non ci credo, ma che cazzo si è inventato il portiere? No, no, ma avevo caricato tutta la barra, mannaggia, sto gioco quando fa così, che si inventa le cose. Meno male. Morto quello lì. Avevo caricato tutta la barra, ma si è inventato qualcosa di strano. Niente, oh, non posso più uscire.
meno male. Conclusione debole, nessun problema per il portiere. No, no, è fallo, zio, ma che cazzo guardi? Boh, l'arbitro è venduto. Ci sono ancora 8 minuti da giocare. Guarda lì, sono tutti in attacco. Guadagna metri verso l'area. Ma cos'è? Ma sono ubriachi, no, i miei giocatori. Cioè, posso allontanare in avanti e allontanare in angolo di là? Ma non lo so. Gol. La mette in mezzo al Brighton. Fallo. Ah, beh, meno male. Ubriachi. Ubriachi proprio. Vai. Cerchiamo di tenerla sta boccia, perché sennò. Sali, sali, sali. Bravo. Bravo, Kaderabek. Quando sali mi fai un vero favore. Ma dai, guarda te che roba, come me l'ha presa. No, c'ero. Dai, ma perché di tacco? Nostra? Sì. Che cacchio? No, ma questi qua sono in avanti, in difesa, dietro. Boh. Olè, finisce qui finalmente, sta partita. Iniziata male, ma alla fine l'abbiamo recuperata. Meno male, perché si era messa, guardate qua che gol ha fatto, cioè, non lo so, è incomprensibile. Ha fatto questo tiro in porta, vabbè, gli altri due non li conto perché erano proprio inutili. Il Bayern vince 3-1. Io voglio vedere dov'è l'Union Berlino. Ah, non è ancora arrivato contro il Colonia, perché adesso tengo d'occhio questa Union Berlino, eh. Bene, direi di fare l'ultima partita del Benfica e poi chiudere qui la live, perché abbiamo fatto veramente fuoco e fiamme. Mi spiace per le sconfitte. Anzi, la sconfitta mi sembra in campionato, ma con l'Union Berlino, cioè voi capite che non posso prevedere che simulando perdiamo contro l'Union Berlino, perché dai. Tanto Stefan Posch, che è il giocatore penso più richiesto del mondo, ha 60 di valutazione, 21 anni, va. Lo diamo via perché si è rotto un po' le palle, si è sofferto. Do questa che ha un nome carino. Ah no, nessuna azione. Ok, beh, allora accettiamo questo che ha lo stemma dell'ombrella, no, delle radiazioni, non mi ricordo più cosa che era. Wellington mi ringrazia, figurati. Motiviamo la squadra per il Benfica e direi che possiamo andare a giocarcela. Ok, 3 punti insieme al Real abbiamo, quindi non sarà facile. Non sarà facile arrivare primi in questo girone, ma noi ci proviamo. Comunque abbiamo cominciato bene, il Benfica non è questa gran squadra, in teoria. Formazione titolare, mi dispiace per Gabriel Jesus, è un po' stanchino, ma deve tenere duro. Passaggio a raso terra? Addirittura? Ah, è quelli dove si muovono, pazzesco. Ah, mi ha preso. Wilshere era inquadrato nel naso, aveva un cappellotto. Ok, si incomincia ragazzi, partita di Champions col Benfica. Dobbiamo stare attenti, soprattutto Talisca là davanti, che dovrebbe essere un po' fortino in teoria. Ma se giochiamo come sappiamo fare, non penso ci siano problemi. Guardalo là. Ah, troppo prevedibile. Però, ragazzi, qualcuno in mezzo, please. Wisher, recupera palla. Non c'è nessuno. Rilanciano. No, ma che passaggio è?
Non è che abbiamo recuperato subito. Dai, ma allunga la gambetta. Mamma mia, ragazzi, non allungano manco a pagarli. E poi li paghiamo per bene, questi giocatori. No, l'avevo presa. Guarda con la suola addirittura, Questo è fallo. Dettaglio. Ah, che si riparte da 4%. Gabriel Jesus. Sì, ma non sale nessuno, ragazzi. Vabbè, deve fare tutto Gabriel. Cade Ravez. Alexis Sanchez. Mamma mia, che roba. Doppia deviazione, se no. Ma che la passa di là. Grande. E vabbè, guarda che roba infernale. Guarda che roba infernale. Pizzi. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Comunque il Benfica sta pressando forte. Attenzione. No. Perché ha fatto la finta e non l'ha messa in mezzo? Ma guardate che venduto cade Ravez. Guardate che venduto cade Ravez, ragazzi. Mi ha fatto la finta, posso fare il passaggio porta in mezzo. Ottima lettura, recupera il pallone. Wilshere. Kramaric. Dai, ragazzi, comunque sono tutti schierati quando giocano contro di noi, Ci sono metri a disposizione. C'è spazio per andare. Ma che tiraccio! Che tiraccio questo driven shot. Grimaldo. Grande intervento. Ma guarda che culo. Il pallone. Si riparte. Kramaric. Vai Gabriel Jesus. Corri Gabrielino. Rigore. Calcio di rigore, ragazzi. È giusto così. Fallo. Giusto così. Lisandro Lopez, credo. Giallo? Solo giallo. Mannaggia. Calcio di rigore, e c'è. Vabbè, c'era rigorissimo. Potevo tirare. Gabriel Jesus viene. Facciamo tirare a lui perché si è guadagnato. Che Bauman come primo. Jesus. Vogliamo un po' di più. Olè. 1-0, ragazzi. Di rigore, come è giusto che sia. E la dub si balla. Si balla la dub. Tac. Olè. Il portiere poteva prendere tranquillamente il piede, ma ha deciso di mettere il piede in porta. Quindi meglio per noi. 1-0. Con questo risultato siamo primi nel girone. Punta l'area. Sanchez! Oh mamma mia! Si sono sbloccati subito. 2-0. Alexis Sanchez. Un 1-2 terribile. Dei ragazzi di John Cena. Grandissima palla. 1-2 perfetto. E poi Sanchez. Olè. Si allarga qui che basta. Palla sotto l'incrocio. 2-0. 29-32, 3 minuti di fuoco per il Benfica, che non riesce ad arginare le intenzioni espansionistiche dell'Hoffenheim in Europa. Mannaggia, che palla! Aiuto, aiuto! No, no, no! Oh, meno male! Ho più o meno premuto 700 volte cerchio. Marò, se capiglio. Te la piglio perché te la piglio. No, me l'ha presa di nuovo. Madonna, su Anderson Talisca, oh. Guardalo in mezzo. Dai, ripartiamo. Ripartiamo. Vai. Vabbè. Pallaccia. Altro che pallaccio. No, non mi ha fatto.
adesso la respinta e fare intervento. Senza Fronzoli. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Corso. Johnny Talisca. Vabbè, alla fine l'ho ucciso, meglio così. Giallo addirittura per Norbert. Che roba. Ci sta tutta, ci sta tutta. L'arbitro forse dovrebbe controllare la distanza della barriera che mi sembra vicino. Paratossa di Bauman. Tranquillo. No, ma perché? Oh, questo era passato infiltrante in profondità, ma vabbè. No. Grande. Norbert, credo. Stavo per fare una bella azione, ma va bene così. 1-0 di rigore il Spartak Mosca Real Madrid, però è 0-0, così saremo primi nel girone da soli con 2 punti di vantaggio sul Real, che è tanta roba. Gabriel Jesus, mamma mia, che roba ragazzi, che roba. Sfiora il 3-0, avrebbe chiuso ufficialmente la partita. Purtroppo non arriva per un Cicinin. Ottimo, recuperiamo noi la palla. No, c'era infatti, c'era il fallo, no? C'era il tacco più che altro. Olè, siamo pronti per un altro super schema. Non mi ricordo mai qual è quello giusto a chiamare. Olè ragazzi, è troppo micidiale, è qualcosa di clamoroso questa cosa, ma per me andrebbe anche un po' fissato, perché non è possibile che se tu fai così nessuno ti segue, la barriera tanto non si può muovere, c'è un qualcosa di clamoroso. È una gara a senso unico questa ormai. Teisa. Lisandro Lopez. Cioè il bello che poi basta fare, cioè, con due tassi riesci a segnare tranquillamente perché nessuno ti marca. I principali quotidiani sportivi hanno riferito all'interesse per il giocatore. Incredibile ragazzi. È sicuramente uno dei pezzi. Guarda che bella azione però. Non ci credo, il gol dell'anno c'era. Era il gol dell'anno. Il gol dell'anno. Pazzesco. Cosa è andato sulla traversa? Cosa è andato storto? Mannaggia. Cerca l'area di rigore. Occhio al raddoppio di marcatura sull'attaccante. Ah! Dai ragazzi, ma che gol ho sfiorato. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Pallone in mezzo. Attenzione, la palla è lì. No, eri sul pallone, zio. Zio Perez. Ha. No, ma era lunga questa qui. Kimbeppe, addirittura col fisico. Riparte lui, Kimbeppe. Dentro per Gabriel Jesus. Rigore. Calcio di rigore. Ragazzi, il Benfica distrutto in questa partita. Non so quanto ci sia stato quel rigore lì, ma beh, alla fine mi è venuto addosso, però non è che ha preso posizione lui. E lo facciamo tirare sempre a Gabriel Jesus, così. Vediamo. Ah, alla fine. Ragazzi, ho schiacciato due volte allo stesso modo. Era prevedibile. Peccato. Rimessa laterale. Cade Rabek. Un'altra buona giocata. I compagni si fanno vedere. Mamma mia, che Sabongia. Che cosa ha preso il portiere? Che cosa ha preso? Una Sabongia inaudita. Pizzi. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Ma che tiro è? Che... Oh, guarda che si fa un autogol. Mannaggia.
Che a chi di tiro ha fatto? A uno all'ora. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Ah, peccato. Tirato malissimo, pallone che finisce sul fondo. Vediamo se riusciamo a fare il quarto. Così la differenza reti va ancora meglio. Sanchez. Guadagna metri verso l'area. No, perché di sinistro? Poteva caricare la gamba normale, invece. Una parata che finirà sicuramente negli fatto sta roba brutta. Palla schizza via dopo il contrasto. Wilshere. Buona triangolazione. Gabriel Jesus. Oh, mannaggia sto tizio, eh. Che sto tizio, il computer. Ancora un quarto d'ora per la speranza delle due squadre. Alexis Sanchez. Occhio al suo movimento. Chiesa! E dai! Mamma mia, non riesco a sfondare. Palla spazzata in calcio d'angolo, intervento decisivo del difensore. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Vediamo. Calcio d'angolo. Oddio, un'altra traversa. Mamma mia, che sfiga sta partita. Meno male che la stiamo vincendo, sennò già ero pronto a tirar giù qualcosa di importante. Kramaric. La difesa sembra Chiesa. Oh, 4-0. Più o meno al 72esimo tiro, gol di Jack Wilshere. Sfrutta la deviazione del portiere. Uff, che fatica. È una bella doppietta, ma troppo spazio. Cioè, che fatica a segnare più che altro, cioè la partita era già decisa da un pezzo. Ulteriormente il proprio vantaggio. E comunque me lo aspettavo più resistente su quel pick. Appena detto boh. Intercettando la traiettoria del passaggio. Sanchez. Olè. Guarda lì. Guarda di là. Guarda di su. Gran palla in mezzo. Gabriel Jesus, Gabriel Jesus 5-0. Gabriel Jesus 5-0. Come vede la porta lui? Tutto easy, tutto easy, easy. Due gol, ha confermato la sensazione di essere in grande forma, gli avversari tac devono marcarlo meglio. Grandissimo Gabriel. Partita a senso unico. 5-0. Manita. Attenzione perché non è ancora finita, mancano quei due minuti lì. Rompe bene l'azione intercettando il lancio. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Occhio, cerca l'area di rigore. Kramaric. 6. Vabbè, è veramente troppo facile segnare contro il Benfica. Che ormai non ci ha creduto più dopo il 3-0 bassa. Ha detto no, no, io non gioco più. E questo è il risultato. 6-0 al Benfica. Non sembra neanche Champions League. E mi chiedo come abbiamo fatto a perdere contro l'Union Berlino simulando la partita. Questa è FIFA. Avanti a giocare per altri 3 minuti. Occhio a questo lancio. Se ci potrebbe essere anche il 7. Butta la porta. 7-0. E niente. E niente ragazzi. Ancora Gabriel Jesus? No, ok, Sanchez. Veramente un risultato clamoroso. Purtroppo su Benfica è veramente scarso, è stato un po' più forte. Abbiamo cominciato discretamente bene, ma cappotto. 7-0. Una partita che non ha avuto nulla da dire dopo il 3-0. Un dominio totale dell'Hoffenheim. E quindi con questa partitissima direi che possiamo un tiro riporta il Benfica, grande Benfica. 10 addirittura Kramaric. Non so neanche chi io abbia segnato in tutto. Ma vi ricordo che stiamo giocando a leggenda. 7-0 a Benfica con l'Openai. Non è che abbiamo una squadra pompatissima. Ma neanche così tanto, Ah, non ho visto i risultati del Real. 1-1, pazzesco. Ragazzi, siamo primi da soli, Pazzesco, intanto siamo risaliti al sesto posto. Con quel dannato Union Berlino che di sicuro avrà 3 punti, che saranno i nostri. Andiamo avanti fino alla partita e poi
direi che possiamo anche chiudere con questo 7-0 clamoroso. Ora schermata non ce ne frega, tanto sono sempre quelli i giocatori. Ok. Sì, comunicheroso. Oddio, Casemiro, mi spiace. Paolinho, sì, Paolinho fuori, però ci sta. Ok, siamo arrivati alla partita con il Mönchengladbach, ok, che vedremo. Non so, in questa settimana non so se sembra ancora. Dipende tutto da venerdì, se riesco a far streamare Xenoblade, se no giocheremo ancora a FIFA o a COD, poi vedremo comunque nel corso della settimana. Quindi con questo 7-0 ci salutiamo, spero vi siate divertiti, abbiamo giocato veramente un calcio spaziale oggi. Purtroppo per peccato per la sconfitta contro l'Union Berlino del gioco simulato che ovviamente fa abbastanza ridere. E niente, quindi ragazzi buona serata, vi ricordo che c'è la nuova patch di FIFA che è appena uscita, un giga e qualcosa, che sistema qualche rovina, niente di che, cioè, sistema, ve l'ho detto, un po' i passaggi, un po' i portieri, ma poco poco, e va a sistemare anche Ultimate Team e il Pro Club, aggiungendo una nuova, cioè un'altra regione per il matchmaking, quindi dovrebbe facilitare ancora di più il matchmaking, ma non era quello da risolvere il Pro Club, mannaggia, magari era quello, il matchmaking con le maglie era da risolvere. Però non ne parliamo agli sport. Ok, niente. Buona serata a tutti. Addio.